Ciao Bettis.it, l'ateo e il credente, l'inglese e l'indiano, l'accademico in giacca e cravatta e il genio autodidatta in ciabatte. Abbiamo già visto un genio correre, che bella che era quella sequenza iniziale di Social Network, abbiamo già visto un genio attraversare un noto luogo di cultura, e cioè Harvard, all'interno della Ivy League statunitense. L'abbiamo già visto in ciabatte un genietto attraversare un campus, era Mark Zuckerberg in The Social Network, quella corsa nervosa, quella corsa incessante dell'inizio del film, del capolavoro di Fincher. Qua però quello era già un momento, un luogo in cui una persona che va in giro in ciabatte all'interno di Harvard non desta scalpore, invece Ramanujan è un indiano dei primi del Novecento e se si presenta a Cambridge in ciabatte gli inglesi ovviamente si incavolano. È una delle tante cose divertenti, soprattutto se fate il parallelismo con Social Network, dell'uomo che vide l'infinito, diretto da Matthew Brown, sceneggiato da lui, basato sul libro di Robert Cunningham, L'uomo che vide l'infinito. È la storia di questo matematico realmente esistito, Ramanujan, interpretato da Dev Patel. Date un personaggio a Dev Patel che superi i limiti, date un personaggio a Dev Patel che vada al di là delle possibilità di una persona normale, The Millionaire, ma soprattutto il suo Sonny stupendo di Marigold Hotel, dittico che io adoro. Date questo tipo di personaggio a Dev Patel, che è inglese ma che sa fare benissimo, come sapete, l'indiano, e lui ci sguazzerà. E infatti eccolo qua, è Ramanujan, è l'uomo in ciabatte che fa arrabbiare gli inglesi, un po' perché c'è ancora quest'Inghilterra imperialista che non accetta che arrivi dall'India un genio che spiega agli inglesi come funziona la matematica. Invece Dev Patel è Ramanujan e proprio questo dovrà fare. Grazie al cielo c'è quest'uomo in ombrello che vedete in questa foto del pressbook dell'uomo che vide l'infinito. L'uomo in ombrello si chiama G.H. Hardy, lo interpreta Jeremy Irons. E lui è l'ateo vecchio accademico in giacca e cravatta che si troverà a interagire con questo invasato con le ciabatte indiano, che come un madonnaro italiano, lo vediamo già all'inizio del film, compulsivamente disegnare sulla terra della sua India schemi infiniti, equazioni per noi incomprensibili che gli arrivano non si sa da dove. Infatti Hardy glielo chiede, gli chiede: ma tu come fai a saperle queste cose? Non lo so, Dio mi parla, fa Hardy, ma io sono ateo. Ecco la strana coppia. Questo film è anche molto divertente, ci racconta appunto della difficoltà del povero Ramanujan, anche fisica, anche gastronomica, anche culturale, perché è pieno di razzisti in Inghilterra e quando lui arriva lo trattano male. Però lui arriva in ciabatte dentro Cambridge e subito gli dicono: lo vedi quell'albero? E quello è l'albero di Newton che caduta la mela. E Ramanujan, poi quando incontrerà Hardy, interpretato splendidamente da Jeremy Irons, il film comincia a carburare. Ce la faranno insieme questi due a convincere la società accademica inglese, dove c'è anche un Bertrand Russell benissimo interpretato da Jeremy Northam, riuscirà la strana coppia a convincere il mondo accademico inglese che le intuizioni di Ramanujan mistiche possono sposarsi con l'approccio razionale di Hardy, dell'Hardy di Jeremy Irons. Ok, questo è il film e questo è un tipo di prodotto cinematografico al quale siamo abituati, da Genio Ribelle alla Teoria del Tutto, che era molto interessante. I geni matematici, Pi greco di Aronofsky, l'abbiamo già visti al cinema. Per me, che sono un analfabeta da quel punto di vista, le cose che loro scrivono, questi film, sono sempre film con delle equazioni alla lavagna. Anche Sirius Man dei fratelli Coen si apriva con il loro piccolo Sirius Man alla lavagna, che scriveva delle cose incomprensibili e poi lui stesso diceva: non ci capisco niente. Anche per me è così, sono segni incomprensibili, però capisco il senso di questi film e hanno un senso cinematografico preciso, perché oltre il numero poi c'è il sentimento e oltre il numero poi c'è la vita, c'è il corpo e c'è la storia, c'è l'India, c'è l'Inghilterra, ci sono i primi del Novecento, c'è la guerra, c'è la fame, c'è Ramanujan, che è un signore con le ciabatte che corre di qua e di là e che non può attraversare l'erba all'inizio del film, e poi vedrete con gag esilarante alla fine con Jeremy Irons riuscirà a superare anche quel limite. Vi ripeto, date a Dev Patel un personaggio del genere come il suo Sonny di Marigold Hotel e come il suo meraviglioso campione del quiz di Millionaire, e Dev Patel con la sua capacità di essere già egli stesso dopo The Millionaire di Danny Boyle, prova vivente del superamento di ogni possibile difficoltà,
Ecco, dategli un personaggio del genere e il film gli uscirà bene. E poi c'è anche un Jeremy Irons, dopo la corrispondenza di Tornatore, dove l'ho visto proprio male, c'è un Jeremy Irons che ho visto bene in questo film. L'uomo che vide l'infinito, Matthew Brown, Dev Patel, Jeremy Irons, è la storia del buffo e interessante incontro tra G.H. Hardy e il mitico Ramanujan. Ciao, Bethesda.